Ragazzi, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, è un click gratis ed attivate la campanellina. Fiker Center, Fiker Center, Fiker Center, si dice Fichiar, Fichiar Center. Sapevamo che qualcuno avrebbe avuto il coraggio di mettere in discussione un centro accademico di studi arabo con partner internazionali. Ah, era normale, anche perché poi fanno dei tweet, stanno impazzendo, fanno dei tweet che non c'entrano nulla, gente si fa domande e risposte da solo, eh, sta succedendo un po' di tutto. Fortunatamente ci sono ancora delle persone serie in giro, ci hanno contattato dei giornali importanti e si stanno mettendo in contatto con questo fichier center che, ripeto, io posso aprire gli esonerati, da un anno parlano di questa cosa qua, wow, chi cavolo sono gli esonerati? un centro di studio accademico che ti fa una relazione dettagliata su cosa è successo, su cosa sta accadendo, su cosa vogliono fare gli arabi, soprattutto con il calcio, mettere in discussione loro penso che comunque sia ridicola come cosa, no? Anche perché a noi fa piacere se qualche detrattore, soprattutto questi canali che non sono seguiti nemmeno dai loro parenti, questi canaletti che hanno fatto mille iscritti parlando facendo 10 live su aranco poi te le ritrovi che commentano oh, la traduzione araba sono loro che parlano arabo i primi arabi sono loro quindi lo dovrebbero capire l'arabo perché quando parlano non si capisce nulla ma noi andremo avanti fino alla fine anche perché ragazzi diciamo che le prese in giro ci stanno gli sfottò ci stanno fino a quando poi dopo non si oltrepassa un limite però zang aspetta la superlega zang rifinanzia un pick bond zang vuole estinguere il prestito lo vuole lo ripagherà zang cerca un socio di minoranza quindi su dieci consiglieri, Zang con 900 milioni di debiti cerca un socio di minoranza a cui vengono dati tre consiglieri che si mette lì, paga solo i debiti e non decide nulla. Eh. Tra l'altro, soci di minoranza all'Inter non possono esistere perché il 99,6% delle quote è impegno alla Glass Trust. La glass... Parlo in generale, non voglio fare dissing, non voglio colpire nessuno perché quando voglio colpire lo faccio, non ho problemi. Spesso colpisco quando vengo attaccato però, è eh, sul personale, perché qui si sì, ma anche sul personale. La glass trust non esiste. Poi dopo esiste. Poi c'è il pegno, poi non c'è il pegno, vengono confusi il pegno di Suning con con, eh, con 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 una, con un altro con un altro pegno, c'è capito? 27.000 nomi, 4 due diligence. Ora rimane Zang. Dovete essere voi a giudicare anche perché questo è un canale che è nato e, na e continuerà a parlare solo di calcio quando questa storia sarà finita. E io non penso e manchi molto. Questo canale parlerà solo ed esclusivamente di calcio. Anche perché io, calcio mercato, non mi ci sono mai addentrato perché non mi piace. Mi piace ascoltarlo, ma non mi piace farlo. E poi non ho nemmeno tutte queste conoscenze per fare il calciomercato. Di procuratori, perché devi conoscere i procuratori. Io ne conosco uno di procuratore abbastanza famoso, ma lo abbiamo scelto per chiedere le notizie di calcio mercato, capito. Canale nato per parlare di calcio. Poi dopo noi facevamo già live con 2-300 persone, ragazzi. Poi dopo ci siamo buttati su questa storia di Pif. Questa storia di Pif ha drogato tanti canaletti che sono nati facendo live su Pif che poi quando arriveranno, si sgonfieranno tutti ma anche i detrattori gli stessi detrattori che ormai eh, prima avevano 20 persone 30 in live però non hanno più nemmeno quelle si sono dovuti accodare a qualche un altro perché sono scomparsi tutti i nobili degli americani oracle amazon infatti amazon amazon con ce li vedevo bene <ride> Secondo me si sbagliavano con eBay, ve li immaginate Amazon e eBay tutti insieme? <ride> oracle Silver Lake, laddove si sono dispersi Bertarelli e Lazria Silver Lake, Bertarelli e Lazria spezzi a Silver Lake. Quanti nomi? Quanti? Rimane la doppia, triple A, rifinanzia, aspetta la Superlega, aspetta la mamma. Cioè, capito? Ora, e te lo dico, io sono contento, noi siamo contenti e c'è qualche detrattore su fichiar Center, fichiar Ficchiar, fichiar Center, perché si stanno umiliando da soli. C'è cioè qualche cialtrone addirittura che addirittura parla ai piccioni a cinque persone e ha detto: no, ma guarda, la traduzione, sono stato chiamato in causa, non sei stato chiamato in causa da nessuno. Te sei nato per mettere guerra su YouTube. Per quello sei nato e scomparso su YouTube allo stesso tempo, senza le persone che ti facevano partecipare a live importanti, ecco perché sei scomparso subito. Sei durato pochissimo su YouTube. Anzitutto perché non sei buono hai Bisogno delle persone e sei un guerrafondaio te l'hanno detto anche ieri. Sei un guerrafondaio, cioè noi ormai, qualsiasi cosa diciamo, le persone non si informano nemmeno. No, non è vero, ci sono apposta per smentire, sono solamente lì per quello, capito? E arrivare a smentire una relazione un cento studi accademico. Ragazzi, ci vuole coraggio, io ve lo dio. Ci vuole coraggio, contattateli come avete fatto con Glass Trust. Alla Glass Trust sono arrivate 700 email. Avete visto, avete visto magari una nota di un legale? che vi dice: No, non è vero, non c'entriamo nulla. Perché era vero? Come è vera questa storia? qua wow, Ma questa è verificabile. Tra, tra, tranne dai malati di mente. Io parlo di gente sana, eh. non sto parlando di gente che sta impazzendo. O di matti che andrebbero curati, io sto parlando di gente sana. Un centro studio accademico di quel livello lì ti fa una relazione. Stiamo parlando di una relazione che poi loro stilano delle relazioni per gente di un certo livello di una certa cultura. Secondo te sono contestabili quelli lì. Solo un pazzo li può contestare. Infatti, si inventano no? la scritta in arabo, guarda il Google Traduttore. Eh, Invece che 8 e 7, cioè si stanno attaccando a queste robe qui. Ma tanto ci sarà una fine, ci sarà un verdetto. Tanto ormai siamo arrivati al punto e i tifosi dell'Inter sperano che non arrivino gli arabi perché almeno danno contro gli esmerati. Siamo arrivati a questo. Io vi sto parlando del piccolo mondo che si è creato su questa cosa qua. Di cosa vogliamo parlare? Parliamo di calcio, Gosens, Gosens a gennaio sta cercando in tutti i modi. Questo me lo hanno detto di andare via. Sta cercando una squadra e soprattutto lui gradirebbe molto tornare in patria, no? In Germania. Come io vi ho sempre detto, che Turam era un grande giocatore da prima, da prima che arrivasse il ballerino. Se vi ricordate, c'era l'Itre su Turam. Poi Turam si infortunò e purtroppo arrivò il ballerino. Stessa formula, 5 più 25, erano 30 milioni, ma quelli sarebbero stati 30 milioni spesi bene. Con il ballerino, ormai dopo quasi due anni abbiamo capito tutti. Mi sembra che abbia fatto un gol in nazionale perché è inciampato sul pallone e ha fatto gol. Abbiamo capito che il ballerino va ceduto. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, no? Che vada ceduto. Quindi io spero ovviamente di rivedere Turam all'Inter, anche perché ho ancora negli occhi i due gol che fece in Champions al Real Madrid e ricordatevi la partita di Turam che fece molto di Roy in Champions, che fece impazzire Skinga e Debray. Andate a rivedervi il primo tempo di quella partita lì. Ben Sebaini, Ben Sebaini è un altro grande giocatore, è del 97, se non sbaglio, è un esterno fortissimo, molto bravo tecnicamente ed è un esterno che piace. Ad, a, a, a Inzaghi rispetto a Gosenz perché Gosenz è un giocatore da minacciare a campo aperto. È un giocatore che è molto bravo a chiudere l'azione, fortissimo negli inserimenti. Benzebaini se è un giocatore con la a, a cui alla palla gli dà del tutto salta l'uomo. Non è velocissimo, ma è fortissimo negli inserimenti. Fa tanti assist e fa anche diversi gol. Diciamo che per. Quello deve fare l'esterno nel 3-5-2 di Zaghi è 10.000 volte più idoneo rispetto a Gosens che mi tocca sempre ripeterti io quando ti dicevo Gosens non è l'esterno che piace a Inzaghi. Gosens è un acquisto fatto da una proprietà che non ha più una lira per buttare fumo negli occhi ai tifosi dell'Inter a gennaio. Perché ti serviva l'attaccante e hai preso un esterno con Perišić hai preso un esterno fermo da sei mesi. Sono acquisti in no sense, fatti da una proprietà ormai disperata a livello economico. Quindi Benzebaini a me piace molto, è bravo anche nella lettura de de del gioco, è bravo tatticamente, è un ragazzo intelligente, si satifia tanto, corre tanto, mi piace. Mi piace. Lukaku, cosa vogliamo dire? Sappiamo tutti che è partito infortunato, in Belgio stanno cercando... In tutti i modi di rimetterlo in piedi a me questa situazione sinceramente non piace anche perché eh, voglio dire capisco che i giocatori non sia tuo inter però la gestione di farlo fai partire fortunato gli fanno la risonanza poi non gliela fanno anche questa una gestione dell'inter scellerata a mio avviso su Lukaku non mi piace non ho problemi a dirlo ragazzi non mi piace e comunque Capisco che sia presto ma è comunque un giocatore che hai speso 23 milioni per un anno per Lukaku. A mio avviso, bisognava fare di tutto per farlo rimanere a Milano e accurarsi. Si curava per Benino, non accelerava, invece voleva partire, l'Inter l'ha fatto partire. Non mi piace la gestione, le parole di Marotta di ieri apre i fondi, chissà come mai abbiamo bisogno di fondi, abbiamo bisogno di soldi se no Mar Marotta ti fa capire se no il calcio muore se non metti soldi nel calcio Marotta ti fa capire ieri, muore, quindi ben vengano questi fondi stranieri la Superlega cosa ti dice Marotta? è un atto disperato la Superlega è un atto disperato, ma la Superlega è una roba che non si farà mai secondo me, e se si farà si farà nel 2026-2027. Come lo stadio, cose astratte. Stadio, chi ti dice Zanga, aspetta la superlega aspetta lo stadio, aspetta la zia, tutte robe astratte e non sanno di nulla. Atto disperato la definisce la superlega Marotta. E poi non sa so più come dirlo ormai, Marotta, sono due anni che queste cose sono sopra la nostra testa della vendita, eh, i fondi. Benvengano perché comunque senza soldi il calcio muore. Come te lo deve dire Marotta? Parliamoci chiaro. Dai, su. Rinnovo Schigna, perché a Schigna non rinnovano secondo te? Ho visto il video anche di Bergome di Fabio ieri. Ha ragione, perché Schigna non rinnova Marotta? Devi parlare perché Schigna non rinnova? Qual è il problema? Marotta, qual è il problema? Dillo perché Schigna non rinnova. Bisogna, bisogna parlare, diglielo ai tifosi perché Schigna non rinnova. Secondo te sei sempre positivo come con Spalletti, Marotta, Luciano sarà l'allenatore anche del prossimo anno. bu bu, licenziato, e entra Conte Sei positivo, Marotta, su Skigna perché ancora non ha rinnovato e lì ritorno a quello che ha detto anche Fabio Bergomi perché i giornalisti non gli fanno le domande perché a Zanga non gli chiedi come pensi di continuare. Come, come la componi la continuità aziendale? Come fai se non hai soldi? Come fai a ripagare il bond? Non vengono mai fatte le domande giuste. Le domande giuste non vengono mai fatte a questi personaggi. Sono positivo perché ancora non ha rinnovato? Chiedeteglielo. Marotta, perché ancora Schia non ha rinnovato? Arriverei. <ride> C'è qualcuno su Twitter che sta impazzendo, si fa domande, risposte da solo. Pa passa gli schifotti di, di, di altri arabi. Il bello deve ancora venire. Ragazzi, vi saluto. Stiamo organizzando una live con il team, con il Dream Team. Eh? Ora vedremo, ma la faremo a breve. Eh? Almeno. Facciamo due chiacchiere insieme, ci abbracciamo tutti. <ride> Ciao! Winter.